Eccoci qui signori, Big Luca da Dubai, il più milionario. Oggi ti voglio spiegare proprio a te che mi stai guardando come diventare ricco in 6 passi. Sei curioso, sei scettico, dovresti esserlo. Questo foglio in mano ha gli stessi step, ok, che adesso ti insegno, ma quando girerò i fogli non li vedrò più, quindi mi devo tenere un taccuino. Ok, allora partiamo. Innanzitutto parliamo di questa cosa dopo la sigla. Non c'è la sigla, ok? Allora, come diventare ricchi in 6 passi semplici? Andiamo subito in questi 6 passi. Allora, prima cosa che tu dovresti fare, il budget, come lo chiamano a Nottingham, budget, ok? Allora, tutte le persone ricche si devono fare un budget. Ora, il budget è qualcosa che tutti dicono di avere, ma che in realtà non hanno. Quindi, se tu vuoi diventare ricco, al posto di ascoltare le cavolate, dovresti capire come si fa un budget, che è una cosa che molte poche persone spiegano. Il problema è che molte poche persone lo spiegano, molte poche persone lo fanno, tutti quanti dicono che devi avere un budget, questo è uno dei problemi. Che cosa vuol dire avere un budget? Consigli pratici per diventare ricchi sfondati come me. Prima di tutto, devi spendere meno di quello che guadagni. Uno dice, vabbè, ma che ovvietà sono? Sì, sarà anche così, ma non lo stai facendo, ok? Spend less than, io scrivo anche in inglese perché sono bilingue, than you earn, ok? Questo vuol dire che dovete spendere meno soldi di quelli che guadagnate. Ora, il problema è che molte persone provano a spendere meno soldi di quelli che guadagnano. Scusa, guarda che me l'hai appena detto. Sì, ma c'è un trucco, trucchettino. Come dice Warren Buffett, dovete risparmiare prima di spendere. Quindi non risparmiare i soldi dopo averli spesi, ma spendili dopo averli risparmiati. Anche qui, banale, cliché, ma lo sapevo già. Sì, magari lo sapete già. Però piccolo consiglio, 2 conti. Cosa che continuo a spiegare e che però voi non fate, ok? Non so mai se dare del tuo o del voi in questi video. A volte dirò tu, a volte dirò voi. Se vuoi che io ti dia del tu, pensa che ti sto dando del voi. Ti sto lodando. 2 conti. Questo è il segreto della ricchezza di Big Luca. Cosa che non comprende nessuno. Un conto per il circolante. Questo è il conto dove ti viene accreditato lo stipendio, le royalty, il conto nel quale ti viene accreditato il denaro ogni mese. Questo è il conto per il quale hai il bancomat, ok, o la carta di credito, Dio non voglia, va bene? E poi c'è il conto risparmio. Allora, se vuoi diventare schifosamente ricco, anche se stai guadagnando poco, anche se stai guadagnando 1000 euro al mese, voglio che appena ti entri lo stipendio, di solito lo stipendio all'inizio, oppure la mancetta se sei un ragazzo, una ragazza giovane, o le royalty o qualunque cosa, si applica a qualunque livello, che tu riceva 800 euro al mese oppure 800.000 euro al mese, voglio che immediatamente tu bonifichi fuori una certa percentuale a un altro conto in un'altra banca del quale non hai il bancomat e non hai la carta. Questo è l'unico modo di risparmiare. Chiunque provi a risparmiare in un altro modo è una persona assolutamente confusa che ignora i meccanismi del denaro, va bene? Tanto non costa niente. Ogni volta do questo consiglio, no, nei miei corsi, così persone si incavolano e dico sì, no, però è ovvio, sì, sarà anche ovvio, però non costa niente, ok? Al massimo paghi 1 euro al mese, ma ci sono dei conti che costano 0 anche in Italia, viva Dio, io non ci vivo, me ne vanto. Quindi hai un conto, mettiamo che sei in Italia, il tuo conto corrente personale è all'Intesa San Paolo, ti viene accreditato lo stipendio, voglio che tu apra un conto in un'altra banca, ok? O l'Ubi Banca o la Popolare di qualcosa, non conta, tanto sono tutte uguali le banche italiane. Bellissime, ok, perfetto. Quindi bonifichi fuori, almeno il target deve essere arrivare ad almeno un 20%. Ora, le persone si lamentano, dicono sì, ma Big, guarda che io sono in situazioni di ristrettezze, sono in difficoltà, non ce la faccio neanche a vivere con quello che mi entra. Non è vero, ok? Semplicemente non è vero, perché se ti imponessero una nuova tassa da domani, ok, oppure se ti decurtassero lo stipendio, tu bestemmieresti, faresti un sit-in in piazza con i cartelloni contro Babylon e la risposta operaia all'attacco padronale sulla scala mobile. Dopo che hai detto tutte queste cose, torneresti a casa e diresti va bene, devo stringere la cinghia. C'è sempre un modo di stringere la cinghia e diminuire le spese è la prima cosa che puoi fare. Poi parleremo anche di come aumentare gli introiti, perché puoi stringere fino a un certo punto, non fa niente. Devi mandare fuori tra il 10 e il 20%. L'obiettivo, il 20% già va benino, quindi ti entrano 1000, 200, li metti in un conto che non tocchi. Questa è la prima fase della costruzione della ricchezza. Non potete pensare di diventare ricchi se non incominciate ad accumulare del denaro anche poco. Si comincia da poco. Inoltre, il budget funziona così, che se tu non puoi controllare 1000 o 2000 euro al mese, non potrai controllare 100 o 200 mila euro netti al mese, te lo dico per profonda esperienza diretta. Se non sai come si maneggia 1000 e se non hai questa educazione, cioè prima ti metti in tasca 200 euro e poi spendi gli 800,
non lo farai neanche quando e se ti entreranno 100.000 euro netti al mese, perché semplicemente te li sputtani, poi guardi il saldo e dici ma me ne è rimasto un po', ok? Budget. Devi spendere meno di quello che guadagni. L'unico modo per farlo è non fare il budget e non provare a spendere meno di quello che guadagni, ma è di privarti dei soldi che non puoi spendere all'inizio. Te ne privi, li nascondi in un conto. A questo punto non puoi spendere di più di quello che hai guadagnato, perché al che puoi anche finire tutti i soldi che sono qua, perché questi soldi qua sono già privati del risparmio che è andato su un altro conto. Ok? Questa è una delle prime cose del budget. Posso dirte qualche altra, ok? Mutuo, affitto, queste cose qua, tienitelo a un quarto di quello che guadagni. Se supera un quarto sei in difficoltà. Ok? Quindi alcuni mi chiedono, io c'ho il mutuo, c'ho l'affitto, quanto deve essere? Non può essere più di un quarto di quello che guadagni o di quello che guadagnate tu e la tua compagna, tu e il tuo compagno, marito, sposo, fidanzato, amante, eccetera, combinato insieme. Questo vuol dire che se vi entrano 4.000 euro al mese non potete spendere più di 1.000 euro per un mutuo o per l'affitto, che non è la stessa cosa, ma il video diventerebbe troppo lungo, ok? Quindi questo è un discorso di budget. Questa è la colonna portante. Se voi provate a fare un budget ma non avete questa roba qua di risparmio automatico, semplicemente non ci potete arrivare, ok? Nessuno ci riesce, non ci riescono i ricchi, non ci riescono i poveri, e vi ridicolizzeranno, they will ridicule you, alright? Ok, fa niente, fatelo lo stesso, dite che me l'ha detto Big Luca, quello che sta a Dubai, il cazzaro di Dubai, va bene? Però funziona, va bene? Quindi, due conti, appena entrano i soldi, bonificate fuori un certo quantitativo, Big vi dice il 20%, poi arriverete a bonificare il 90%, ma per quello dovete guadagnare di più, ok? Non è questo il video adatto, però all'inizio. Privatevi, questa cosa si chiama anche forzare il risparmio. Posso darvi anche altri trucchettini. Quando andate in un negozio, ok, mettiamo che voi vogliate, io per esempio ho due iPhone, entrambi rotti. Ok, sono scassati. Nonostante io posso comprarmi un nuovo, non lo faccio. Ok, mettiamo che però io sia in ristrettezze economiche. Va bene, innanzitutto se fossi in ristrettezze economiche non avrei un iPhone. Ok, non comprate cose stupide. Però potrei andare alla Apple, magari un po' di soldini ce li ho, ma sono tirato. Ok, perché? Perché questo mese, anche se ho risparmiato, mi sono avanzati un po' di soldi, però non ho ancora un conto risparmio, adesso vi dico di quanto dovrebbe essere. Vado alla Apple e sono lì per comprare un nuovo iPhone, sto per spendere questi 1.000, li potrei spendere, proprio non mi impiccherebbero, però sarei un po' stretto. Lasciate giù l'iPhone, prendete questi 1.000, fate il bonifico al conto risparmio. Li stavate per spendere, quindi non vi servono qua nel circolante per comprare la pizza, potete privarvene, non ve ne private per comprare un iPhone, ve ne private perché li state risparmiando. Cominciate ad accumulare, se non accumulate mai, se non vedete un saldo bancario crescere, anche di poco, fatelo con 20 euro, non mi interessa, è l'abitudine, altrimenti non si può fare di diventare ricchi, ok? Chiunque dica che si può diventare, non avete questa educazione, ve li sputtanate, ok? Comincerete a spenderle qui, spendete 800 euro al mese, qua ne spendete 80.000, ma come si fa a spendere? Fidatevi, ok? Bene, dovete avere... Qui arrivare ad avere almeno, ok, la traiettoria 10 mesi di stile di vita in banca. Quanto spendete al mese? 800 euro, arrivate ad avere almeno 8.000 euro nel conto risparmio. È un inizio. Questo conto non si tocca, ci morirete con questo conto. Perché? Perché generate potere, ok? Cioè, la misura delle vostre palle è misurata molte volte dal vostro conto bancario in questa società, è una cosa emozionale, mentale, ok? Vi sentite, cominciate a sentirvi più potenti, se vi si buca una ruota non andate in panico, va bene? Che avete il cuscinetto, sempre aumentare questo cuscinetto. Ora mi vorrei dilungare, potrei fare 20 ore solo sul budget, ma time is upon us, come dicono, tenteremo di tenere questo video sotto i 40 minuti. Investimento, quindi questi sono i primi consigli, fatene tesoro mio. Ok, poi investimento. Allora, l'investimento funziona così. Prima cosa, investimento, questa è una M. Prima cosa, bisogna investire.
Investimento non vuol dire il casinò, non vuol dire scommettere i propri soldi, non vuol dire trovare la formula magica o la formula fortunata dove mettere i soldi, voi non capite che cosa sta succedendo e poi qualcuno ve ne ridà. Quali sono schemi Ponzi, truffe, piattaforme di dubbio gusto, ok? E quindi smettete di andare a cercare tutti quei sistemi automatici o quei cripto Ponzi e tutte le cose del genere più discutibile, ok? Che potreste fare, non è un investimento quella roba. Tutti quanti vogliamo diventare ricchi velocemente, non si può fare, tra virgolette, oppure diciamo che non si fa in quel modo lì. Va bene, investimento vuol dire prendere una parte del vostro risparmio, ok? Adesso chiarifico quello che ho detto, e metterla in degli asset che si apprezzano con il tempo. Questo vuol dire che io prendo un euro di un'azione, una parte di una società, per esempio, questa società statisticamente, se ho fatto bene i miei calcoli, andrà su, quindi tra 3 anni non ho più un euro ma ne ho 2, ok? Quindi ho fatto un euro senza fare niente, ovviamente c'è stato uno studio prima. Va bene, l'investimento, il modo in cui lo fate è questo. Innanzitutto dovete avere il vostro conto risparmio che arriva dall'esservi fatto il budget, vuol dire che prima risparmiate poi spendete ed evitate 2, 3, 4 minchiate. Il budget va bene, poi vi dico di più durante questo video. Avete adesso quei famosi 8.000 euro fermi. Se guardi questo video, il tuo stile di vita è 25.000 euro al mese, devi avere almeno 250.000. In realtà la traiettoria è che tu un milioncino bloccato ce l'abbia, ma diciamo almeno 250.000, ok? Quindi adesso le persone dico, bella lì, li investo. No, patate, quello rimane fermo. Abbiamo detto che è il conto risparmio. Quella non si tocca, quella è la propria sicurezza. Perché? Perché quel conto risparmio protegge gli investimenti. Che cosa vuol dire che protegge gli investimenti? Che se io ho un conto liquido con i soldi, se fate azienda, pure aziendale, oltretutto ce lo dovete avere, protegge voi dalla legge di Murphy. Cioè, domani mi capita una sfiga, non devo disinvestire quello che ho perché ho un conto liquido che mi protegge. Il conto risparmio protegge il conto investimento. Il conto risparmio non è il conto investimento. I soldi del conto risparmio non si toccano quasi mai. Se succede una tragedia, ok, domani mi viene un brutto male, devo prendere 150.000 euro dai miei risparmi, andare, a parte che io ho un'assicurazione sanitaria internazionale, anche quella è una cosa abbastanza furba, andare a operarmi a New York Mercy, perché solo lì hanno gli equipaggiamenti per estirparmi, quello, ok? 150.000, sono nella condizione di fare un bonifico. Non devo disinvestire i soldi che ho in borsa o magari i soldi che ho in immobili. Quelli continuano a crescere mentre mi curano, ok? E non devo neanche essere in una situazione in cui ho dilapidato il conto risparmio. Ora voglio dire, per un'emergenza del genere, molte persone direbbero ma 150.000 è molto più di 10 mesi. Va bene, fate le dovute proporzioni. Se vi capita una tragedia gigante, dovrete usare tutto il vostro conto risparmio e magari disinvestire. Però non disinvestite i soldi che state accumulando. Adesso vi do alcuni indizi, no, non posso dilungarmi troppo. Se succede una sfiga, se voi siete nella situazione in cui dovete disinvestire dei soldi che invece sono lì investiti per il lungo periodo perché vi si buca la ruota della macchina, non avete abbastanza risparmi, non investite, pensate prima a risparmiare, ok? Sarebbe bello fare tutto insieme, però le persone si confondono, ok? Focus. Adesso sono in fase risparmio, ok? Appena entrano dei soldi li metto sul conto pila e tutti i soldi extra conto risparmio, che diventa bello grosso e uno si sente tranquillo finalmente. Quando sei in macchina e la macchina fa un rumore, non dici, oddio, adesso la macchina, come faccio? Ve la faccio controllare preventivamente. Ma sono 300 euro, ma lascia fare, così non mi si rompe quando sono in autostrada. Pace mentale. Investimento. L'investimento è un investimento innanzitutto di lungo periodo, sicuro, lo mettiamo tra virgolette, controllato, non delegato, ok? Questi sono alcuni principi della ricchezza, perlomeno per quanto mi riguarda. Allora, lungo periodo, non potete investire da qui a 3 mesi. L'investimento, siccome ha delle fluttuazioni, è un metodico mettere da parte, non più in un conto risparmio che sta fermo, ma in qualcosa che si apprezza, che magari ti ha anche dei dividendi e che, giusto per la cronaca, vi può rendere, anche con uno stipendio, un introito monetario molto molto modesto, multimilionari. 200 euro al mese
investiti in un fondo azionario al 10% di media all'anno, non vi interessa se quest'anno fa meno 30, lo guardate tra 30 anni, ma ci mettete 200 euro al mese con l'interesse composto, tra 30 e 40 anni avete 2-3 milioni di euro. Guardatevi questo calcolo qua, è una cosa dannatamente seria. Lungo periodo. No tra 2 anni, no in provo a investire per comprarmi la casa perché non ho soldi. Lungo periodo, qual è il lungo periodo? Da 10 anni in poi. Ok, quindi investite per il lungo periodo. Sicuro, tra virgolette, ora nessun investimento è sicuro. Neanche i soldi in banca sono sicuri, potrebbe fallire la banca. Va bene, sappiamo che l'investimento più sicuro è il cash, ok, cash in banca. È un veicolo in realtà di investimento, vi dà lo 0% percentuale, in realtà perdete, vabbè. Sicuro vuol dire che appunto non comprate derivati, non comprate prodotti finanziari che non conoscete, non mettete soldi, non comprate un immobile se non sapete quello che state facendo, non comprate un immobile a Caracas dove si sparano, non comprate un immobile per corrispondenza, non comprate un immobile che non sapete dov'è e non avete fatto, non avete studiato, non comprate una roba insicura che può darvi un sacco di percentuale, cioè no, è un po' insicuro perché c'è una roba che non ti posso dire, ti dà il 50% all'anno, molto attraente, molto attrattivo, bene, ma io sto investendo per il lungo periodo, meglio 10-8% all'anno, potete anche comunque ottenere 10-15%, 20% all'anno se lavorate abbastanza bene, magari avete delle fluttuazioni nel corto periodo ma non vi interessano, ma nel lungo periodo si apprezza, ok? Ackman, famoso miliardario, dice tra il 10 e il 15% all'anno tutto ciò che vi serve per fare un sacco di soldi nel lungo termine, non serve il 50% all'anno. Poteste voi fare il 50% all'anno per il lungo termine? Ditemi come fare, non si può fare, ok? Quello è trading nel corto termine, super cazzole, non fatelo assolutamente. Quindi una cosa sicura, se comprate delle azioni, comprate delle azioni di aziende solide, l'azienda solida potrebbe fallire, va bene, io non compro single stock, compro dei panieri di azioni, compro un'azione che contiene 100, 200, 300 azioni, così c'è diversificazione, piuttosto sicuro. È sicurissimissimo che non può fallire la borsa, no, non lo sappiamo, però è piuttosto sicuro, ok? Controllato, dovete avere il controllo dei vostri investimenti. Moltissime persone che sono all'inizio vogliono delegare, che è l'altro punto, soldi a qualcun altro, i curatori di affari, ho dato 50.000 euro a uno che, ma no, non fatelo ragazzi, ok? Dovete controllare i vostri asset. Consiglio personale, non investite niente dove voi non controllate gli asset. Non fatelo, perché poi non avete più il denaro e non avete il controllo dell'asset e voi siete lì a pregare che vada tutto bene, non è un investimento, quale speculazione, ok? Controllato, io per esempio investo in borsa, ok? Non controllo la borsa, è verissimo, ma posso controllare le mie posizioni, posso disinvestire, sono liquido, domani ho bisogno di 10.000 euro, io non che sono andato in rovina, non ho più i miei conti risparmi eccetera eccetera, ho 1 milione investito in borsa, prendo, vendo 10.000 euro di azioni, li vendo subito, investo in cose estremamente liquide, ok? Nessuno può comprare o vendere azioni per mio conto, lo devo fare io, posso scegliere i titoli, io ho una persona per esempio che mi consiglia su queste cose, no? Mi serve ovviamente sempre di consulenti, alcuni sono anche miei amici, però da dei consigli, poi sta a me comunque valutare, premere il grilletto, quindi ho as much control as I can, ok? Non controllo ovviamente le cosa fanno le aziende, ma posso controllare in quali aziende investo, quanto investo, posso non scoprirmi troppo, posso vendere gli asset tra un secondo, quindi questo è quello che vi dico sul controllo. Benissimo, poi non delegate, dovete farlo voi, la ricchezza è una roba seria, non come il budget, non potete delegarlo, dovete andare voi in banca a aprire quel cavolo di conto risparmio. Non potete farlo che ve lo fa qualcun altro. Questo è il mondo per perdere i soldi. Tutti gli atleti che vedete, Johnny Depp che finisce senza soldi perché fanno un mucchio di soldi. Quando voi fate un mucchio di soldi, questo è per un altro video, arrivano tutte le locuste a mangiare. No, ma faccio io in testa mille robe di qua, di là. No, al certo punto non controlli più niente. Va bene finché va bene. No, ma delega, ho dato 20 milioni al wealth manager che non si capisce cosa stia facendo. No, a certi livelli addirittura è quasi timore a chiedere cosa stanno facendo con i tuoi soldi, non ti fidi? Vabbè, ma se questa è la fiducia, non delegare assolutamente, devi farlo tu. Quindi per esempio nell'investimento io consiglio l'investimento di borsa per il lungo termine, devi capire che cazzo è la borsa, cos'è un ETF, cos'è un broker, diventare ricco, devi capirlo, io in questo video non te lo posso spiegare. Investimento lungo periodo, comprendere, ah perfetto, allora poi altra roba. Step 3 per diventare ricchi come dei caimani. Funzionamento
dei soldi, come funzionano i soldi, devi capire come funzionano i soldi, sì, comprendere i soldi, valore di mercato, come vengono generati i soldi. Se tu non sai come vengono generati i soldi, non capisci. Ma questi soldi, i soldi sono, derivano da una compravendita, vendere. I soldi sono il risultato di vendere valore al mercato. Questa qui non è una frase da università, una frase che i ricchi usano per non far capire ai poveri che si sono arricchiti illecitamente, cioè non è quella roba lì, è proprio una frase da comprendere. Vendere valore al mercato. Io adesso sto producendo un video di estremo valore, perché ci sono tutto un sacco di nozioni, che oltretutto parlo pure per esperienza, che non è male in questa industria, e le persone ricevono valore, sono lì ad ascoltare. Se io avessi, posso far pagare delle informazioni del genere, perché sono organizzate, sono ben insegnate, sono esclusive, sono non lo so, ok, sono in 4K, posso dare degli esercizi da fare, posso dire delle cose mai rivelate, posso mettermi lì a insegnare delle cose che magari uno dovrebbe leggere 50 libri per impararle, eccetera, eccetera, quindi è un valore. Perché ci sono moltissime persone, eccoci qua, dicevo, perché ci sono tante persone che vogliono diventare ricche, quindi c'è un mercato di riferimento, io vendo questo valore. Questo video lo troverete gratis, ma ci siamo capiti, ok? Faccio un esempio, molte persone, ecco, il valore del mercato non è il valore personale, alcuni si confondono e dicono io ho un estremo valore. Se il mercato non ti sta pagando, in questo momento qua tu non hai valore per il mercato. È così, ok? Se vuoi diventare ricco devi capire questa cosa. Fa niente se tu pensi che non sia così. Questo è un tuo problema, il mercato non interessa. Ora, il valore personale. No, io credo che siamo tutti figli di Dio, con uguali diritti, doveri di fronte a Lui, eccetera, eccetera, che la mia vita non valga di più di un barbone sulle strade di Calcutta, no? Penso di avere esattamente lo stesso valore, ok? Fa niente, ok? Voi non siete, magari per chi non crede o anche per chi crede, ma il valore personale può essere di più o di meno per esempio un'altra persona, ok? Quindi per vostra mamma voi avete un valore personale che è molto superiore ad altre persone, ok? Ma tutte queste cose sono cose psico-emozionali che non c'entrano niente col valore di mercato. Non fa niente se siete delle brave persone, non fa niente se siete gay, non fa niente se siete bianchi, neri, eccetera. Dovete creare un qualcosa che abbastanza persone vogliono e venderglielo. Questo è un discorso abbastanza difficile per gli impiegati, per esempio, perché l'impiegato, nella mia esperienza, non capisce, non sa, non gli è stato detto, non gli è stato insegnato perché viene pagato. Quindi è pieno di impiegati che pensano, che non sanno perché vengono pagati, e perché vengono pagati poco, e perché vengono pagati tanto, e perché qualcuno fa carriera o no. Quindi adesso magari mi prendo l'onere di spiegarvelo. Allora, mettiamo che voi siete un impiegato, siete un segretario o una segretaria, ok? Quindi rispondete alle email, organizzate i meeting, ok? Quindi c'è il boss, questo è molto importante ragazzi, il boss e diciamo la segretaria, ok? Può essere qualunque altra cosa, donna, uomo, non ci interessa, va bene? Allora, all'inizio il boss fa delle cose lui, chiaramente a un certo punto queste attività A, B e C e D, mettiamo che sia rispondere al telefono, rispondere alle email, mandare i preventivi e fare la bolla di accompagnamento della merce. Esempio. A un certo punto tutto il suo tempo è dedicato a fare queste attività che lui può dare in outsourcing, può delegare a una segretaria e delega per 1500 euro al mese. Ok, quindi paga 1500 euro al mese alla segretaria. Molto semplice. La assume e dice ok, io ti do 1500 euro al mese, tu fai A, B, C e D. Ok. Il problema della segretaria è che non capisce molto bene perché sta prendendo 1500 euro e perché potrebbe un giorno essere licenziata e soprattutto non capisce ovviamente che cosa lei stia vendendo, oppure non sa neanche che lei sta vendendo. Ok? Ricordatevi ragazzi che per avere dei soldi dovete vendere qualcosa a qualcuno che valuta quella cosa più di quanto valuti di valore i suoi soldi. Ok, per me questo pennarello, il valore di questo pennarello valeva più dei 3 euro che ho speso, 16 lire, non lo so, dei 5 euro che ho speso per comprarlo. Quindi io ho dato questi 5 euro e ho ricevuto questo valore che qualcuno ha creato per me, perché per me vale di più di 5 euro. Questa è una cosa personale, per te potrebbe non valere 5 euro, ma per me sì, perché dico io devo fare i video, devo fare le robe, spiegare al genere umano questi segreti, no, degli antichi egizi, e quindi ho comprato questa roba qua. Ora, cosa sta vendendo la segretaria? Sta vendendo fondamentalmente il suo tempo
Ma c'è un ragionamento più complesso dietro che se siete impiegati dovete assolutamente capire, se non è un problema. La segretaria sta partecipando all'introito aziendale, il ragionamento è questo. Il boss non impiega più 8 ore per fare queste cose, perché queste cose le sta facendo la segretaria e lui ha 8 ore per andare sul mercato a vendere un prodotto che vale più di 1500 euro. Questa dovete capirla, ok? Si libera il tempo che da lei per 1500 euro e chiaramente quel tempo che lei gli ha permesso di liberare va a vendere, va a fare attività di più alto livello, ok? Va a vendere. Vendere potrebbe dire pensare alla costruzione di un prodotto che poi delega a qualcuno, ma ci deve pensare lui, ok? Che valga almeno 1500 euro. 1500 euro andrebbe in pari, potrebbe generare 5000. La segretaria ha venduto il suo tempo per generare questi 5000, gli viene riconosciuto 1500. Questo è il motivo per cui gli impiegati guadagnano dei soldi o non li guadagnano. Perciò volete farvi pagare di più, dovete rendervi insostituibili, dovete fare delle attività che possano produrre sempre più vendite per l'azienda. Non per niente, una delle categorie più pagate, per le quali oltretutto non serve neanche la laurea o titoli specifici, è ancora la figura del venditore. Fate fare all'azienda dei milioni e vedrete che l'azienda vi paga bene. Poi possiamo discutere sulle percentuali, le robe, la plusvalenza, ma questo è. Ok? Se volete fare più soldi, dovete vendere più valore a un mercato di riferimento. Se volete mettervi in proprio, fatelo pure, ok? Consiglio di diventare liberi professionisti, imprenditori, potete essere impiegati altamente pagati, potete vendere il vostro tempo, il vostro sapere, mettere in leva il tempo, il potere, il sapere di qualcun altro, ma questo è. Se voi non capite questa cosa, starete tutta la vita a dire ma i soldi sono pochi, ma non so cosa potrei inventare, pensate di dover avere delle idee o pensate di dovervi recare in ufficio per più ore. Ora, gli impiegati a volte sono pagati all'ora, ma anche lì dov'è il retroscena? È che in teoria se tu lavori un'ora in più, mi stai liberando un'ora in più con cui io posso andare a vendere e quindi io ti riconosco quell'ora, ma non siete pagati all'ora. Siete pagati perché l'assumption, ok, l'idea è che voi in quell'ora fate una cosa che fa fare all'azienda più soldi e un po' ve lo pagano all'ora. Potrei dilungarmi anche qui, ma non mi dilungo oltre. Quindi capite il funzionamento dei soldi. Poi, allora, isolamento dagli sfigati. L'isolamento. Se vuoi diventare ricco in 6 facili step, non ti sembra una roba un po' automatica in questo video, eh? Ok? No? È tutta fuffa e tutta truffa. Allora, a parte gli scherzi, isolamento è molto importante. Se tu hai un obiettivo, ok, tu dici mi sono rotto le palle di essere povero, voglio diventare ricco, voglio accumulare ricchezza, voglio investire, magari non arriverò a avere 100 milioni, ma voglio, cavoli, tra 20 anni avere molti più soldi, voglio essere nella situazione in cui se devo comprare una casa mia mamma lo posso fare, se voglio andare al ristorante lo posso fare, mi sono rotto le palle di non avere mai possibilità nella mia vita, che è una posizione perfettamente legittima nella quale essere, ok? Peraltro, se siete molto giovani, non vi fate abbindolare da ma sei giovane, pensaci dopo. No, pensateci prima. Se avete capito l'effetto composto di prima, pensate che avete 18 anni e mettete 200 euro al mese nella borsa. È bellissimo, magari ne potete mettere anche di più. Partite prima, fatevi questa riserva prima con le mance, con i lavoretti grandi. Isolamento, non potete più uscire con quelli che vi dicono living la vita loca, YOLO, you only live once, ma sì, godiamocela, fratello, abbraccio. No, non arriveranno da nessuna parte. Se guardi questo video sei giovane o anche meno giovane, guardati intorno. Se sei meno giovane, tutti quelli che ti dicevano sta roba qui, cosa stanno facendo? Probabilmente sono al bar con te. E solo il fatto che tu sia lì è un problema. Taglia persone negative, hai visto la partita, persone che condividono le robe su Facebook, persone che ti iniettano negatività, persone che sono lì a dire ah ma sì, ma cosa vuoi fare, tanto qui fa tutto schifo. Cioè no, tu adesso hai un progetto. Dice non posso più uscire con te, me l'ha detto Big Luca. Big Luca, vai a vedere, così pubblicità anche per noi della Big Luca International. C'è anche dietro un'azienda, controllate. Va bene, isolamento, ok? Dagli sfigati, dovete finirla necessariamente di uscire con gli sfigati. Se adesso spendete tutto quello che guadagnate, non avete un progetto, non avete dei progetti scritti che dovete colpire da qui a 3 mesi, a 6 mesi, cioè tra 3 mesi devo avere 5.000 euro via, potrebbero essere 5 milioni, cioè
e poi compro questo, e poi investo questo, e poi allora mi privo dei soldi, li metto nell'investimento, perché poi tra di già, se quando cominciate ad avere dei goal di lungo termine, perdete praticamente tutte le persone che vi circondano. Perché? Perché quasi nessuno degli obiettivi si ritrova poi a 50 anni confuso, che dice lavoro e fatica, che lo è, però non c'entra, anch'io alla tua età, poi i sogni di gioventù, e tutti questi discorsi che non vogliono dire niente. Poi ci sono alcune persone che le vedi passare, sono belle, con la, magari la macchina che vogliono, anche una Panda, non lo so, io non ho una macchina, ok? Possono fare le vacanze che vogliono, o semplicemente sono in controllo della loro vita, non dovete per forza essere ricchissimi, questa è un'altra cosa. A mio parere è più bello, però, ok? Avete controllo. Quando siete al ristorante non dite che cazzo è bello, però costa. Sapete che le persone quando vanno al ristorante la prima cosa che guardano è il costo dei piatti? Non mangiano neanche quello che vogliono, mangiano quello che costa poco. Va benissimo farlo all'inizio, ma tra 20 anni volete essere in questa situazione? C'è una via d'uscita, perché non avete lavorato bene 20 anni. Lo so che fa male. No, però io ho sofferto, ho capito, ma non ti pagano in sofferenza, cacchio. Devi fumare meno sigarette, berti meno caffè, andare meno in discoteca quando non te lo potevi permettere. Anche le vacanze, adesso siamo per il post-Covid, no? A mio parere siamo in pre-ondata di ritorno, ma questi sono affari miei. Cioè, tutta questa gente che è andata in vacanza non va benissimo. Avete avuto tutto chiuso per 3 mesi. Licenziamenti a destra manca, andiamo in vacanza? No, c'è chi se lo può permettere, ma quelli che sono tirati e vanno solo, ci stanno andando due, non possiamo mica, la frase è non possiamo mica non andare in vacanza, perché? Perché poi i tuoi amici ti sfottano, tranquillo, non arrivano da nessuna parte, sono in debito, tu accumula ricchezza, ok? Vivi per quello che è vero per te, non andare a Ibiza a fare questa roba qui che poi non sai come pagarti le robe, lascia che lo facciano gli altri, oppure lo puoi fare quando hai tutti i soldi per farlo. Io sono assolutamente pro stile di vita, pro quella che si chiama ostentazione, viaggia nell'aereo prima, fatti la foto, non mi interessa, vai in prima classe, io viaggio in prima classe, $10,000 per un biglietto aereo. Oh, ma ti hanno detto 10,000? Sì, me lo posso permettere, però non sto spendendo 10,000 per farmi la foto, oppure perché sono gli ultimi 10,000 che ho sul conto, quello sarebbe grave, ok? Quindi tutta sta gente qua che ti dice che non ce la puoi fare, i negativi, i rancorosi, gli psicopatici, occhio gli psicopatici, quelli che ti danneggiano senza motivo. Questi sono quelli che vogliono vederti fallire e non gli è neanche chiaro il perché. Isola, quelli che non hanno obiettivi. Tuo obiettivo è accumulare ricchezza in 6 semplici passi, ok? Non uscire con quelli che hanno la loro più grande ambizione è andarsi a sbronzare. Vuoi avere una relazione di fedeltà monogama? Piantala di uscire con le persone che ti dicono che tutti scopano a destra e a sinistra, oltretutto è statisticamente assolutamente falso, cioè, perché altrimenti tutti gli uomini del pianeta sarebbero iper soddisfatti e non lo sono, quindi poi non si capisce chi lo stia facendo con chi, ma miti e leggende, ok? Vuoi avere voglio dire, ti piacciono i cani, tratti bene i cani, non uscirai gioco forza con quelli che tirano le bastonate senza motivo ai cani o li incendiano nei cassonetti. Cioè, capisci anche tu che è abbastanza ovvio, non uscire con gli sfigati. Adesso, alcune cose dolorose sugli sfigati. Sfigati potrebbero essere i vostri genitori, sono gli sfigati finanziari. È dura, lo so. Vabbè, ma è il mio migliore amico, io come faccio? Di tanto se ne andrà da solo, se è il tuo migliore amico, era il tuo migliore amico quando eri sfigato, adesso che diventi non sfigato, e cioè che hai dei progetti, no sto lavorando, no devo accumulare, no non vengo al po', cazzo 10 in più sul mio conto risparmio, perché così poi, e non capiscono più, dicono ma che cosa stai facendo? Sono degli sfigati. Chi è uno sfigato? Uno che non ha obiettivi e si ritrova lì e dice boh, e poi sono rancorosi perché vorrebbero farlo. Tutti vorrebbero, io non ho mai incontrato nessuno che dice guarda io vorrei avere tanti problemi di soldi nella mia vita, non c'è quella roba lì ragazzi, dobbiamo accettarlo. Quindi smettetela di uscire questa gente qui, no non sto scherzando, via! Ma non posso, sì puoi farlo, c'è in palio la tua vita, ma la vita non è solo soldi, no che non è solo soldi, appunto! Stiamo costruendo i soldi così da non poter, così quando andiamo al ristorante la nostra cena non sarà un budget, sarà una cena. Quando io esco a cena con persone a me care non sto a guardare lo scontrino, ma non perché sono uno sborone, ma perché in quel momento lì voglio gustare il cibo e l'ambiente che sto vivendo. Se esco a cena con la mia donna o mia mamma, io non vedo mia mamma vivendo all'estero, no? Quando la vedo andiamo al ristorante, voglio mangiare e godere del gusto del cibo che in quel momento lì vogliamo mangiare, non ci abbiamo voglia di guardare dei prezzi, proprio perché non dovete sempre pensare ai soldi. Quando andate a prendere un vestito, non vi fate subito il budget, all'inizio è necessario, ma poi progressivamente prendo quello che mi piace.
Non andrò in una boutique dove tutto costa 40.000 euro, o magari sì, è legittimo, se siete a budget, se avete i soldi per farlo, ma non penserete sempre ai soldi. Ok? Bisogna essere in una relazione sessualmente soddisfacente per non pensare sempre al sesso. Pensateci. Isolamento, no sfigati. Ragazzi, importante, questo è probabilmente il punto più importante. Fatelo anche da subito, perché sennò vi demotivano. Poi, acquisti sbagliati. Acquisti sbagliati. Parliamone, acquisti sbagliati. Questo si rifà in qualche modo sbagliati, puntino sulla I. A discorso del budget. Ok, quindi persone mi dicono, chiedono cosa, quali sono gli errori più comuni. Ok, allora elenchiamo. Macchina nuova fiammante, si può fare. Macchina nuova. Comprare una macchina nuova di pacca al concessionario, bello, mi rendo conto, può essere un obiettivo, anche qui, un obiettivo come un altro. Va bene avere un obiettivo della macchina nuova, non va bene farlo se questa macchina nuova è più del 5% del vostro patrimonio liquido e a mio parere non siete milionari. È stupido, perché? Perché si deprezza del 30-40% in un anno. Una delle cose più stupide a livello finanziario è comprare una macchina nuova che è una supercar, una Lamborghini nuova. Cioè è la cosa più stupida, un anno dopo vale la metà. Ora, avete i soldi per farlo, avete milioni, siete in check, avete, non so, la Lamborghini costa 200.000, avete 4 milioni in banca, è il 5% del vostro, prendete la Lamborghini, è stupido ma potete permettervelo, potete permettervi di essere stupidi, questa è un'altra cosa. Più disciplinati siete, più metodici siete, più potete anche permettervi un pizzico di stupidità. A mio parere va assolutamente bene andare in discoteca a prendere il bagno di champagne e versarlo così. Ah, ma l'amore, lasciate perdere, ok? Sono i vostri soldi, quando ve lo potete permettere. Diciamo, per me è uno schiaffo alla povertà, non farlo. Però lo fai solo quando te lo puoi permettere. Va bene, macchina nuova. A qualunque livello, la macchina nuova costa troppo. Prendetela, prendila usata. Una Panda usata, una Ferrari usata. Non puoi perdere quando sei in una fase di accumulo e dura un po', ok, di aumento del capitale, di investimento, cioè, è una cosa stupida finanziariamente la macchina, no, prendila usata, ok? E prendila usata che abbia circa, qual è la statistica, dai 3 ai 4 anni, usata, che ha perso tutto il deprezzamento. Se la rivendi, praticamente la rivendi allo stesso prezzo al quale l'hai comprata, e non ti tirare per la macchina, non tirarti, ok? Se non ci sta con il budget, quanto dovresti spendere, per esempio, per la macchina, mi chiedo. Allora, per una supercar, ho già detto, il 5% del vostro patrimonio liquido al massimo. Se avete 1 milione, potete prendere una macchina da 50.000. E a mio parere è una stupidaggine, però se proprio lo volete fare, fatelo pure, va bene? A livelli più normali, non potete comprare una macchina, la regola è un po' questa, che superi il 50% di quello che guadagnate in un anno, se la comprate in cash. Quindi se all'anno guadagnate 30.000, avete già il vostro conto risparmio, ok, con 10 mesi di stile di vita, dovete prendere altri soldi che vi arrivano, quello non si tocca, e prendervi la macchina, ok? Fatevi un po' di conti. Il conto risparmio non batte, non prendete i soldi dal conto risparmio per metterli nella macchina, avete capito? Quello non si tocca. E invece, ma così quando me la prendono? Dovrei aspettare, dovrei guadagnare di più. E mentre tu ma tutti stanno comprando, ma sì, lascia aperto, è un progetto di lungo periodo. Bello. Va bene? Più del 50% no, mio parere, se potete stare nel 20%. Uno che guadagna 100.000 euro si compra una macchina da 20.000 in contanti, senza dilapidare il conto risparmio. Con soldi extra, ho già 10 mesi, smetto un attimo di risparmiare e compro la macchina. Se no, se siete in una, potete anche affittarla mensilmente la macchina, così non siete responsabili per la macchina, potete, c'è un momento, la ridate indietro, ok? La macchina è sempre comunque un costo, non è un asset, va bene? Macchina nuova, non fatelo assolutamente. Poi altre cose, abbigliamento, penso ci sia una I in questa parola, abbigliamento griffato, ok? Allora, spiego due cose.
Anche lì volete la borsetta, la cosa eccetera, va bene. Allora, primo, non è un vostro diritto. Seconda cosa, anche lì state pagando una borsa che vale 100 euro, la state pagando 1500 euro. Ripeto, siete milionari? Anche lì non è che un milionario possa fare di tutto, ma volete spendere 1500 euro per una borsa? Avete mezzo milione in banca e guadagnate 30.000 euro al mese, andate a comprarvene due, va bene? È stupido comunque, ma la cosa è assorbita. Avete già, e soprattutto questi acquisti qua, se li dovete fare, è dopo che vi private costantemente ogni mese di quel famoso 20% e lo risparmiate, ok? Quando avete 10-12 mesi, io continuerò ad alimentare, passate quel 20%, va invece nell'investimento di lungo periodo, ok? Se questa cosa qua funziona ogni mese, in più avete dei soldi, metteteli pure nella borsetta, va bene? Ripeto, questo sennò diventerebbe un video, dovrei spiegare tutti i tecnicismi. Già andremo oltre i 40 minuti perché questo è il secondo video, 19. Ok, perfetto. Quindi va bene? Quindi abbigliamento griffato, la borsettina di Louis Vuitton. Ciccia, la borsettina di Louis Vuitton, tutte le tue amiche che hanno la borsettina di Louis Vuitton e girano il caffè con aria imperiale, sono povere, lo sai anche tu. Quindi facciamo che smettiamo di mentirci? Sì, esatto. Voi andate a far vedere la Louis Vuitton, entrate al bar e salutate le vostre amiche così. E 99% non se la possono permettere, quindi perché esci con persone che non si possono permettere la Louis Vuitton e che ti guardano la Louis Vuitton, ti fanno i complimenti? Perché sono stupidi, non capiscono, non hanno le funzioni cerebrali. Uomini la stessa roba, date con la macchina. Ma pare, guarda, oh, grande la macchina, no, siete in debito, ok? Piantatela di ritrovare, poi si ritrovano tutti tra di voi che si somiglia, si piglia, no? Poi dice, no, vabbè, io sono milionario, ho le amiche milionarie, perfetto, ok, va bene. Allora sai che è così. Sai perfettamente che tutte le altre Louis Vuitton che vedi è di gente in debito. Ma dove vedete qualcuno che scende dalla bella macchina, dal bel SUV? Il 99% è una persona che non se la può permettere. Funziona così il consumismo. Va bene? Ok? Quindi abbigliamento griffato. Ma io mi merito... No, ti meriti assolutamente niente. L'orologio, io non ce l'ho l'orologio. Volete l'orologio? Anche lì. Voglio un Rolex. Ma non va giù di prezzo. Sì, ok, è un lusso. Prima si risparmia. Poi si... Terzo video, ok? Prima si risparmia, si investe, budget, si tiene tutta questa matematica e se si hanno dei soldi aggiuntivi e proprio li volete buttare, cercate di farlo dopo e non prima, perché all'inizio un errore di 10.000 vi può compromettere molto di più di quanto non lo faccia dopo. Cominciate ad avere 3 milioni in banca, guadagnate tanto, avete aumentato, avete risparmiato, state investendo e vi ballano 10.000, fa niente. All'inizio avete 15.000 e ne spendete 10.000, tornate a zero. L'obiettivo del conto risparmio non è per poi un giorno spenderli, perché altrimenti non costruite ricchezza ma costruite spesa. Questo è anche un discorso di valori. Voi sognate lo stile di vita dei ricchi e famosi, ma non avete i valori che vi porteranno lì. Se voi spendete i soldi, se la prima cosa che fate con i soldi è spenderli in cose che vanno giù in prezzo, non potete costruire ricchezza, non potete diventare ricchi in 6 step. Non si può fare. Capite anche voi che non si può fare. Bravi. Abbigliamento griffato, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, orologi, cinture, nightclub con strippers. Sapete perché non succede niente? Prendono i soldi. Guarda, uno si fa tante illusioni, poi guarda e basta, anche non ho mai capito, va bene. Ok, champagne, tavoli in discoteca con gente che vi guarda. Yeah. Yeah, siete tutti poveri, ok? Poi, questa è la maggior parte delle persone, va bene? Tavoli, discoteche per i giovani, farsi vedere, non si capisce da chi. Allora, voi andate in una discoteca, faccio questo esempio qua, avete 18 anni, andate in discoteca, tavoli che non vi potete permettere con soldi derivanti da passaggi di mano di sostanze più o meno lecite, diciamo anche illecite, mance, soldi del diploma, soldi della laurea, tutte queste cose qua, andiamo nel tavolo, discoteca, compleanno, 500 euro, 1000 euro, bottiglie, champagne, poi tentate di comprare lo champagne per quelle fighettine che stanno passando, che non hanno ancora imparato come si sta al mondo, vabbè, in ogni caso, lasciamo perdere, che cosa succede? Voi fate una foto a queste persone qua. Vediamo dove sono tra 5 anni. Non che sia sbagliato andare in discoteca a divertirsi, fatelo, ma non sputtanatevi quello che non avete. Cioè, se dopo che avete risparmiato il 20% non rimangono soldi, state a casa e voi dovete goderne. Ah, quello lì a casa, sì, tutti questi qua saranno poveri tutta la vita. Ragazzi, non è un insulto, è la realtà. E dopo un po' c'è, tu eri in discoteca, tu spendevi i soldi per le sigarette, le canne, eccetera. Quando siete soprattutto stretti, guarda questo video da un po' stretto, è fondamentale
No, bersi caffè in giro. Ah, ma io mi merito di fare colazione in giro. Allora rimani così. Comincia a costruire un cuscinetto. Così quando lo vedi aumentare comincia a dire, ah, bella questa casa, hai soldi, ok? Non stai più facendo finta. Allora dice, però voglio incrementare. Come funziona il denaro? Cosa potrei vendere? Allora lì si innesca un meccanismo virtuoso. Non è offendersi, è semplicemente la realtà. Soprattutto per i giovani. Ok? Guardate quelli che adesso hanno 40, 50 anni, che sono lì, non hanno combinato niente. E ce ne sono tanti. Ma non è colpa mia, ma sono anche delle decisioni. Uno dei punti in cui avrei dovuto inserire la responsabilità, non le scuse, non le scuse del perché, non c'è, cioè, chi ha legittime sfighe, gli è capitato, che va bene, però sono scelte. E lo scegliere quando voi avete pochi soldi di prendere una macchina nuova perché voi ve lo meritate, o prendere l'abbigliamento griffato, o prendere il cellulare di nuova generazione, devo capire perché tutti hanno un cellulare da 1.000 euro, ok? Soprattutto se siete stretti. Poi vostro papà è capitano d'industria, vi regala 10 milioni, potete farlo. Occhio, perché anche lì ve li sputanate. Bisogna la morigeratezza. Ok, quindi abbigliamento griffato, acquisti sbagliati. Poi, ultimo punto. Questo punto importante, perché è l'ultimo, poi siete ricchi, giusto? Quando vi finite di guardare il video senza neanche applicare. È intenzionalità. Intenzionalità, ok, e lungo periodo, di cui abbiamo già parlato all'inizio, ok? Che cosa vuol dire? Che dovete essere nella costruzione della vostra ricchezza intenzionali. Vuol dire che dovete sempre stare lì a vedere, a fare i conti, a fare il budget, a capire. Non finisce mai questa cosa qua. Più ne avete, per esempio, più ne potreste perdere, più potreste spenderne, più grosso l'errore che potete fare. Uno degli acquisti da non fare, devo mettere la casa, non sarebbe troppo lungo spiegarvela, no? Gli italiani considerano una buona idea guadagnare pochi soldi, avere zero in banca e essere in debito per 30 anni. È una cosa culturale, non è una ragione matematica, no? Ma il mattone, il futuro, ci sono tutta una serie di cose che non esistono più, la sicurezza nel mattone, tu dovresti fermare, ma che vuol dire? Stare in debito 30 anni sarebbe molto più intelligente all'inizio, andare in affitto, usare i soldi per risparmiare, investirli, aumentare i soldi e non bloccare quei soldi in una casa. Ma ripeto, prendete per buono che è un errore finanziario. La casa, il mutuo, impiccarsi con un mutuo 30 anni, eccetera, eccetera. Decisioni di lungo periodo, ok? Dovete essere intenzionali, quindi scusate per il mutuo, vi stavo dicendo, per esempio, una persona che guadagna poco si mette nei casini con 500 euro al mese di mutuo, una che guadagna tanto si mette sulle spalle 5.000 euro al mese di mutuo, non finisce mai questa, dovete fare attenzione. Voi potete arrivare a un punto in cui potete essere un po' stupidi con i soldi, ma per esempio mai troppo, non farete mai abbastanza soldi che non ve ne potete preoccupare. Forse, e non ne sono convinto, i plurimiliardari. Quando hai 80 miliardi, obiettivamente, spenderne così tanto che magari è un po' difficile. Ok, quando siete in quella situazione, chiamatemi e ne parliamo. Se guardate questo video, probabilmente non lo siete. Bene, quindi progetto di lungo termine, progetto di lungo periodo, intenzionalità. Da qua 3, 4, 5, 6 anni, 10 anni dovete essere ancora lì a dire no, aspetta, adesso abbiamo accumulato una certa... dai, compriamo la Ferrari. No, la Ferrari sarebbe uno stretch, non sono pronto. Accumuliamo ancora, che non vuol dire poi non godersi mai la vita e non spendere i soldi. Non è assolutamente quella roba lì. Anzi, impostate una percentuale del vostro budget mensile, quella roba lì la spendete come volete, senza pensarci. Perché quando spendete, per esempio, dopo aver risparmiato, quando spendete siete tranquilli, perché avete già risparmiato e investito. Diciamo, questi soldi, tranquillamente, ok? Però comunque dovete essere intenzionali, state acquisendo e accumulando ricchezza. Ci saranno altre tematiche, protezione fiscale, patrimoniale. Quando ne accumulate tanti dovete capire come proteggere i vostri soldi, per esempio. Dovete stare attenti a chi ve li vuole rubare, come diceva Rothschild. In tempi di guerra dovete guardarvi dai nemici, in tempi di pace dovete guardarvi dai ladri. Mai statement, nessuna frase è mai stata più vera, ok? Quindi è una cosa che dura nel tempo, non è una roba che dura un anno, questa roba qui. E non accumulerete, lo so che non volete sentirvelo dire, in uno, due o tre anni abbastanza soldi da non lavorare mai, tutta la vivete 200 milioni. Può capitare, sì, se vincete la lotteria o se in due o tre anni fate un exit da 300 milioni, cioè che costruite un'azienda e qualcuno ve la compra. Se no è una cosa metodica. E ora potete mettere via qualche milione in qualche anno, ok? Posso assicurare, potete guadagnare, però
e comunque già hai qualche milione, sì, hai qualche milione, non ne ho 300 milioni, perciò comunque ancora io stesso devo guardare, non posso un tempo, un anno e mezzo fa, volevo prendere un aereo privato, fiero di non averlo fatto, sarebbe stato stupidissimo, è troppo sbilanciato, prendiamo lo yacht, no, ok? Voglio che tutti questi giochini, tutte queste cose rappresentino una percentuale sempre, sempre meno significativa del mio net worth, ok? Non prendete lo yacht quando avete qualche milione, che avete il 30, 40, 50% del vostro patrimonio in uno yacht. Ma me lo posso permettere, vedi, ho fatto il bonifico. Sì, mi parere troppo tirato. Perciò la cosa è sempre intenzionalità e lungo periodo. Va bene, questi sono i sei passi, sei step per diventare ricchi, ricchissimi e accumulare. Ragazzi, prendeteli seriamente. Peraltro io sarei modestamente il presidente di un'azienda che aiuta le persone a fare più soldi, fare il marketing e tutte queste robe qua. Big Luca International Consulting, ci sono dei link in descrizione se guardate il video di YouTube, se no sono in alto, se è su Facebook. Comunque in ogni caso abbiamo un numero verde bellissimo, assolutamente gratuito per voi e non per noi, perché noi lo paghiamo. 800-303-666, se volete scoprire come la Big Luca International Consulting può aiutarvi a lucrare e a fare tutte queste robe qui truffaldine, chiamate, mandate delle email, il mio team vi gestirà. Io sono Big Luca, il più milionario di Dubai. Ciao!